La scoliosi, chi è che non si è chiesto se magari sentendo un mal di schiena soffrisse di questa malattia? Io penso che lo abbiamo almeno una volta pensato tutti, ne parliamo oggi in questo approfondimento con uno specialista, il dottor Virgilio Salutari, medico fissiatra del Centro Fisio Europa. Benvenuto. Grazie. Allora, dottore, la scoliosi, questa sconosciuta, ogni tanto io ho un po' fatto confusione tra lordosi e scoliosi. Se dovessimo dire che cos'è la scoliosi, con quali parole ce lo spiegherebbe? Allora, la scoliosi è una deformità del rachide vertebrale su un piano frontale. Quindi la colonna vertebrale, per dirlo in termini semplici, ruota, si curva su tre piani dello spazio e forma delle curve convesse e concave che possono essere o destre o sinistre a seconda della localizzazione. È una patologia tipica dell'accrescimento, quindi tanto più insorge precocemente, tanto più è grave nella prospettiva evolutiva. Ha una familiarità oppure può avvenire anche se non c'è una familiarità? Allora, i medici hanno inventato un termine fantastico per far significare che non si sa esattamente la causa della scoliosi, che è una causa idiopatica. Però è stata dimostrata una certa familiarità nell'insorgenza della scoliosi. Quindi colpisce più frequentemente le donne, le ragazzine rispetto agli uomini. Però c'è anche dimostrata una certa ereditarietà. Lei ha appena detto che si può presentare più sulle ragazze, ma comunque a qualsiasi età o no? Si può presentare anche in giovane età, però diciamo che finito l'accrescimento osseo È lì che si vede. è lì che non può più evolvere, quindi è una Ok. patologia che si sviluppa prima, durante All'inizio, l'accrescimento, durante la anzi, più ti crescita. allunghi, più ti storci, teoricamente. Ah, cosa dicono quelli che dicono se cresci troppo in fretta è quello il Esatto, motivo. si può storcere, soprattutto se non c'è anche un fisico dal punto di vista del tono muscolare che possa contrastare questa Certo. rotazione. Quali sono i campanelli d'allarme che un genitore deve guardare sul figlio o che magari la ragazza stessa si accorge? Devo dire che oggi è più difficile trovare una scoliosi grave perché c'è una prevenzione da parte dei pediatri che insegnano ai genitori a guardare i propri figli. Diciamo che la ragazza se ne accorge perché guardandosi allo specchio magari nota un'arcata costale più prominente di un'altra o una spalla più bassa di un'altra o uno spazio tra il braccio e il fianco, che si chiama taglia in termini medici, diverso Dall'altra da destra parte. rispetto a sinistra. Questo solitamente porta a fare una visita prima dal medico di base che Ecco, poi la diagnostica che indirizzerà usate qual è? dallo specialista, che solitamente è un fisiatra, un ortopedico, che farà una visita approfondita e deciderà se approfondire con delle indagini diagnostiche. Solitamente l'indagine definita di gold standard è la radiografia sotto carico in due proiezioni della colonna in toto, intera. Certo. Terapia e trattamento. Dunque, non è una terapia gestibile farmacologicamente, anche perché i farmaci non agiscono sullo Che poi sviluppo non osseo. fa dolore, cioè te ne accorgi Tendenzialmente no, deve essere molto grave oppure può fare dolore in un'età successiva. Quando sei Certo. ragazzo sei elastico, compensi molto Quando sei bene. ragazzo sai più tutto. Sei più tutta e quindi c'hai anche meno dolore. Sì. E riguardo il trattamento, dipende dall'entità della scoliosi. Si misura in gradi COB, e solitamente da 0 a 20 gradi viene gestita con la fisioterapia, con la ginnastica posturale. Oltre questa gradazione possono essere utilizzati dei corsetti preformati o addirittura dei gessi. Addirittura. Sì, per E non parlare poi dell'intervento chirurgico, perché dell'intervento quando è molto chirurgico. grave, essendo diciamo, coinvolgendo il rachide dorsale, crea pure una riduzione di mobilità della gabbia toracica e quindi una difficoltà respiratoria nei casi molto gravi, Ah, per cui si deve addirittura. ricorrere all'intervento anche in giovane età. E invece cioè, ci può essere una prevenzione, perché noi non è che sappiamo quanto cresciamo,
Non è che qualcuno ci avvisa, stai crescendo, oppure c'è una prevenzione da poter fare? La prevenzione è fare dei controlli seriati. Spesso, sì, in quell'età. Alla madre di vedere il ragazzino in una certa maniera, col test di Adams, che è una flessione in avanti, e la mamma guarda tangenzialmente se ci sono delle differenze tra un emilato e un altro. La presenza del gibbo costale, ovvero di una protuberanza, è un segno patognomonico di scoliosi. Se c'è gibbo c'è la scoliosi, se non c'è gibbo non c'è la scoliosi. Detto questo, si fanno dei controlli seriati e si cerca al bambino di fargli fare degli sport all'aperto, di attività, soprattutto di elongazione. Per esempio, voglio sfatare il mito del nuoto, che non è la panacea di tutti i mali, anzi, ipercarica certe volte le catene e peggiora la situazione. Ma una sana ginnastica che consenta al ragazzo o alla ragazza di avere un buon tono muscolare aiuta molto. Quindi, insomma, il nuoto non va bene per tutto, no? Una volta dicevano è contrario. È un'altra cosa da sfatare, è che il tennis, che è considerato uno sport asimmetrico, in realtà non è uno sport asimmetrico. Vedete quante cose si imparano seguendoci? Allora, il dottor Virgilio Salutari, che ho detto è al Centro Fisio Europa, medico fisiatra, risponde al numero 339 26 46 513. E credo che abbia il suo studio in via dell'Umanesimo, quindi qui a Roma, 308, via dell'Umanesimo 308 qui a Roma, quindi siamo fortunati. Vicino al laghetto dell'Euro. Ecco, proprio anche in una bella location, quindi esatto. Mamme, siete fortunato, ma lo trovate anche sul portale Mio Dottore, se volete prendere un appuntamento o qualsiasi altra cosa, ma vi ho dato il numero del telefono, quindi adesso un po' lo potete stalkerare. Grazie, molto umano. Però quando ci sono... Lei sorride. Quando ci sono, soprattutto in quell'età in cui magari facciamo più difficoltà ad accorgerci, perché poi qua mentre crescono tu sei preso da altre cose, no? Perché lei lo saprà, non so se ha figlia. Nell'adolescenza non è la schiena quella che ci tormenta di più. Lo so, ma magari invece è passa in secondo piano, invece no, l'età critica. Una visita. L'ultimo consiglio, sì. Se portate vostra figlia a fare un controllo e c'ha un fratellino o una sorellina, portate pure lei. Ecco, perché non gli diamo un'occhiata. Ecco, vedete, l'umanità dei professionisti è questa, quindi se portate la vostra ragazza e ha un fratello più piccolo, portate anche lui, perché il dottore un'occhiata lo guarda camminare, come si dice, no? Esatto. Grazie al dottor Virgilio Salutari. Grazie dottore. A voi, grazie.